In diretta IFA 2016, sempre da Berlino, siamo nello stand di Arcos, dove incontriamo le novità del produttore francese. Partiamo da Diamond 55 Selfie, uno smartphone davvero molto interessante, ma ha catturato immediatamente la mia attenzione quando ce l'hanno presentato, perché ha un livello di costruzione e di scelta dei materiali davvero bellissimo, uno smartphone premium, cornice metallica, vetro nella parte posteriore, dà una sensazione di solidità davvero notevole. Ma non finisce qui, perché c'è un grande display da 5,5 pollici con risoluzione Full HD, una fotocamera frontale da 8 megapixel molto efficace e una posteriore da 16 megapixel. Tra l'altro potete notare anche il sensore per le impronte digitali incorporato nella parte posteriore, una batteria da 3000 mAh e tutto il sistema operativo Android che viene mosso dal nuovo processore Snapdragon 430, processore octa-core abbinato a ben 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, che si possono espandere con delle schede microSD rinunciando eventualmente alla seconda SIM. Un dispositivo che, tra le altre cose, oltre ad essere estremamente piacevole e con una scheda tecnica ben dimensionata e strutturata, arriverà con un prezzo piuttosto aggressivo, perché dovremmo essere intorno ai 249 euro, quindi davvero ci sono delle specifiche importanti e un rapporto qualità-prezzo che sembra davvero essere molto interessante. Oltretutto la sua uscita sul mercato dovrebbe essere imminente, quindi probabilmente potremo soddisfare anche la curiosità di provarlo a brevissimo. Andiamo a scoprire allora quali sono anche le altre novità di casa Arcos, sempre qui sul canale YouTube di Cellulare Magazine.